Il precipizio della retrocessione si è fatto via via sempre più vicino e concreto nelle ultime settimane, fino ad arrivare all'incontro di oggi, il più classico dei dentro fuori. Le opzioni ormai scarseggiano e il risultato da raggiungere non ammette repliche. Solo una vittoria può scacciare l'incubo sempre più concreto di una discesa agli inferi. I tifosi cercano di mascherare la loro apprensione con cori di sostegno per la squadra. I giocatori sono maschere di concentrazione. La tensione riempie l'aria. Il bello del calcio è anche questo. Ecco il celebre Spotify Camp Nou di Barcellona, uno stadio pensato per accogliere le stelle del calcio mondiale. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Per quanto riguarda il ruolo del terzino, si può quasi dividere la storia in avanti e dopo Roberto Carlos. Sai Fabio che sono d'accordo, ha reinventato la posizione, diventando quasi un attaccante aggiunto. E vedremo se ci delizierà con una delle sue proverbiali discese sulla fascia anche oggi. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Palla filtrata per Lampard. Sceglie di andare per vie verticali. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Messi. Müller. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Arriva il traversone di Müller. Bell'intervento difensivo. Allarga il gioco a destra. Ha spazio sulla fascia. Se ne va. Messi. Ci prova con una palla bassa. C'è l'opportunità per il contropiede. Decide di sfruttare la fascia. Klaus. Cross verso il centro. Un recupero provvidenziale. Mbappé. Qui può partire il contropiede. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Pallone interessante, in verticale. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Kin. Müller. Vede lo scatto e cerca la profondità. E passa! Era al posto giusto, un bell'anticipo. Klaus. Prova a giocarla in profondità. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Ha spazio per provare il tiro. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Ci prova con un pallone profondo. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Giocata nello spazio, in profondità. Ci prova! È un grande riflesso qui! Tenta il cross. Intercetta il passaggio, pericolo! Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Occhio! E il portiere dice di no. Müller. Una scivolata abbastanza dura. Klaus. Errore qui, pallone sprecato. Barella. Mbappé. Chiama in causa il compagno sull'altra fascia. Prova a darla profonda nello spazio. La mette in mezzo. Non si passa! Evita il gol con una parata di puro talento. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni.
Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Messi! Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Beckham è pronto, sarà lui a battere il calcio d'angolo. Il portiere allontana il pericolo. Palla in avanti verso il compagno. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Palla filtrante per Neymar, supera il diretto avversario. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. L'allenatore tira un sospiro di... La toglie dalla porta! Klaus. C'è Messi? Riceve in ottima posizione. Sulla destra. Pallone interessante, in verticale. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Scholes. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Grande giocata difensiva. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Ci prova con un pallone profondo. Che svista! Messi! Sceglie di andare per vie verticali. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Palla a Beckham. Vede la porta. Vediamo se può... C'è tiro! E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Errore qui, pallone sprecato. Beckham. Roberto Carlos. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Barella! Ottima la parata del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. 6.847 spettatori. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Kin fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Beckham. C'è Messi? Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa, sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Messi, Barella, Scholes, prova la miracolo di Khan. Che parata, certo non un intervento di routine. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Dalla bandierina per loro, avversari bloccati a uno. Altro calcio d'angolo, ma devono sfruttarlo bene. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Soltanto uno dall'altra parte. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Prova a calciare. Idea buona, precisione no. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però.
intercetta il pallone, ben fatto. Palla filtrante per Messi. C'è spazio, occhio. Oh, miracolo di Khan. Ci prova e c'è il gol. Hanno colpito quando ormai non se l'aspettavano più. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Ha segnato al 74esimo minuto numero 2. Sostituzione per il Palermo. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Un gol del vantaggio davvero pesantissimo. Segnare fuori casa per primi non è facile. I tifosi si aspettano di sicuro una reazione della loro squadra. Attenzione al tiro. La mette in rete. Che partita pazzesca. Di nuovo pari nel giro di pochi minuti. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari, forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Qui ha mostrato tutta la sua tecnica Fabio, gli arriva la palla e lui sa come domarla per poi metterla alle spalle del portiere, sopraffino davvero. La mossa giusta al momento giusto, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Come è entrato in partita. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Calcerà direttamente in porta o proverà uno schema? Si prende un momento per valutare le opzioni a sua disposizione. Roberto Carlos. Splendida reazione del portiere! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. La gioca dietro. Non c'era spazio. Scatta verso il pallone. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Serve il compagno più indietro. Così senza varchi non avevano alternative. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Vede lo scatto e cerca la profondità. Lampard, miracolo di Khan, che classe, ottimo salvataggio. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Non possono permettersi nessun calo di tensione in questa situazione. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Ci prova con un pallone profondo. Ci saranno 3 minuti di recupero. Dunque, rimessa laterale. Kimmich. Eden Nilsson. Kane. Prova a darla profonda, nello spazio. Calcio d'angolo per la Roma. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Gli avversari ne hanno battuti 5. Prova a salire in aria. Ci sono andati vicini. Ultima azione della partita. Non c'è più tempo. Finisce qui. Si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Partita di pura tecnica dove le squadre hanno pensato solo a giocare. Il risultato è 0 cartellini. Signore e tanta signori, correttezza. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Quando una gara...
Arriva prima o poi a un punto della stagione in cui ha ben chiaro l'obiettivo da raggiungere, a prescindere da quelli prefissati a inizio campionato. Tolte le squadre di metà classifica che magari non hanno più nulla da chiedere alla stagione, chi è nelle prime posizioni o nelle ultime vede i propri margini di errore abbassarsi e le pressioni invece crescere. Nel caso di oggi la pressione è arrivata a livelli insostenibili e i margini di errore sono completamente azzerati. Soltanto una vittoria potrebbe impedire allo spettro della retrocessione di materializzarsi. Questo è lo stadio della capitale, la dimora perfetta per un club importante come la Roma. Nel frattempo la gara è iniziata e hanno un bisogno disperato di un risultato positivo oggi. York, gran prova di forza, palla recuperata. Keane. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Rovina la festa agli avversari, intercettando il pallone. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Keane. C'è Messi, allunga il piede verso il pallone. La Roma al calcio di punizione. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Messi, Messi, miracolo di Khan. Beckham. Lizarazu riesce ad intercettare. Pallone interessante in verticale. Dembélé. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Lizarazu. Vediamo se può capitalizzare. Da lì può segnare. Messi. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Non impensierisce la difesa. Errore qui, pallone sprecato. Lampard. Messi. Keane. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Vede lo scatto e cerca la profondità. Klaus intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Si avvicina alla porta. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. L'arbitro indica il dischetto, sarà calcio di rigore. L'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto. Prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri. Pronto a sfidare il portiere dagli 11 metri. La partita potrebbe sbloccarsi. Miracolo di Khan! La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Si è inserito alle spalle del marcatore. E il portiere ci mette una pezza. Khan! E c'è il gol della Roma! E potrebbe essere il momento che i tifosi aspettavano per tirare un sospiro di sollievo. Smarcatissimo, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro.
Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Ci prova con un pallone profondo. Se ne va. Attenzione, può avanzare e tirare. Un recupero provvidenziale. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. E passa. Colpisce il pallone. E c'è il gol. Sono bastati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Perfetta parità, dunque. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Figo, ha spazio per affondare. Palla tagliata a basso. Qui deve tirare. E la palla è entrata. Questo lo ricorderà come uno dei gol più facili realizzati in carriera. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi, Fabio, sono guai. Ci sarà un minuto e sono due. Oggi non si ferma più. Sono in vantaggio di un gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di York! Palla in fondo alla rete! Sembrano avere il totale controllo della gara. York è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Si riparte per il secondo. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. C'è l'opportunità per il contropiede. Del Piero. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a darla profonda nello spazio. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Palla in avanti verso il compagno. Scholes. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Keane. Errore qui, pallone sprecato. Palla a Beckham. Non hanno perso tempo per recuperare palla. York. Palla filtrante per Figo. Palla filtrante per Messi. Lampard. Klaus. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. 1953 spettatori. Figo. York. Occasione per il contropiede. Opportunità di ripartire. Messi. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Ecco un'occasione di contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Provano a partire in velocità. Beckham! Reazione di puro istinto del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Riconquistano il pallone e il pallino del gioco. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di colpisce!
e qui falliscono nuovamente una grande occasione. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Gioca una palla lunga. Molina. Lampard. La mette in avanti. Daniel Alves. Beckham. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ecco Beckham. Guardiol. Ci prova con un pallone profondo. Messi. Bella apertura. Passaggio profondo per Dembélé. Dembélé. Allontana il pallone. Attenzione, un cambio. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Errore qui, pallone sprecato. Messi prova a darla profonda nello spazio. La gioca sulla destra. Può cercare il taglio in mezzo. Supera il diretto avversario. Messi. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Mbappé. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Un passaggio da brivido, che rischio. Inamoto. Riceve in ottima posizione. Pallone interessante, in verticale. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. E passa. Ecco, bella parata. Eden Nilsson. Robbie Keane. Sceglie di andare per vie verticali. Scholes. Non c'è più tempo, finisce qui. Sconfitta e retrocessione, un vero incubo. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara? Il risultato del campo è stato netto. Non sono mai sembrati in grado di reagire e di avere i mezzi per raggiungere la salvezza. Smaltita la tristezza, non possono fare altro che pensare alla ricostruzione. Un membro del nostro fan club